L'altro giorno, mentre consumavo il mio fantastico pranzo, stavo vedendo questo video di Ferri in cui parla di memoria RAM. Quando a un certo punto sento... È l'acronimo di Compression Attached Memory Module. No, Ferri, non si dice module, si dice module. Fatemi flexare il mio inglese. Small Outline Dual Inline Memory Module. Cioè... Va bene. Stavo continuando a consumare il mio pasto quando sento... In maniera... sincrona sul segnale di picco positivo del ciclo di clock, perché veniva utilizzato anche il picco negativo per trasferire dati. Devo intervenire. Ora, non dico che Ferri abbia detto quella cosa sbagliando di proposito, penso che lui lo stava semplificando, perché non era quello l'obiettivo del video, era quello di parlare di una nuova tecnologia di RAM. Però questo mi dà l'opportunità a me di fare un video, però è un vlog, quindi devo parlare anche dei miei fatti personali. E seguitemi in questa avventura. Ora, come spiegavo alla mia amica Lucilla il clock, vi consiglio di andare a guardare questo video, è la presenza e assenza di tensione, di sui computer può andare a 3 volt, ma dipende anche dalla scheda madre, dipende da tante cose, che viene attaccato e staccato come un interruttore. Quindi in un momento istante la connessione dedicata al clock è attiva e poi ci sono determinati istanti in cui non c'è niente. E quindi se noi mettiamo tutto su un grafico, otteniamo questa simpaticissima onda quadra. Un ciclo di clock è quello che va da questo punto a questo punto. Cioè quando la tensione resta costante nel suo livello alto e costante nel suo livello basso. Ora, a prescindere che un computer ha diversi segnali di clock, c'è quello del processore, c'è quello della RAM, c'è quello del bus, diversi clock, però questo clock funziona in questa maniera. Che, come spiegava la mia amica Lucilla, che serve a gestire i tempi per trasferirmi i dati, per decodificare le istruzioni di un programma, per fare tutto. Bene. Tuttavia, l'inesattezza di quel video sta nel fatto che le DDR, DDR sta per Double Data Rate, i cicli di clock utilizzano il picco alto e il picco basso del segnale di clock. Questa cosa non è vera. Per esempio, la mia RAM esce con una frequenza di 3200 MHz, quindi 3.2 GHz. Poi su queste cose ci torniamo. Quindi quando dura un intero ciclo di clock? Basta fare 1 diviso 3.2 e questo ci restituisce qualcosa come un terzo di nanosecondo. Quindi questo significa che il clock sta nel suo stato alto a metà di quel tempo, quindi un sesto di nanosecondo circa, e sta nel suo stato basso a un altro sesto di nanosecondo. Nonostante ciò, 300 circa, ovviamente sto arrotondando, picosecondi sia un tempo molto breve, pare il nostro computer è sempre un tempo enorme, è tantissimo. E quindi, cosa hanno fatto gli ingegneri? Ma non da ora, da mo'. A un circuito elettronico non interessa lo stato alto, ma quello che interessa è il fronte di salita, ovvero nell'istante in cui la tensione va dallo stato basso allo stato alto. Perché quella variazione avviene veramente a un istante preciso. Quasi immediato, ovviamente nulla è immediato nella realtà, è quello che viene utilizzato. Non la durata della permanenza in uno stato alto, ma il fronte di salita, quindi quell'istante in cui c'è quella variazione. E questo è quello che veniva fatto nelle vecchie RAM Single Data Rate. Ma nel DDR, nel Double Data Rate, viene utilizzato il fronte di salita e anche il fronte di discesa. Quindi si utilizzano le due variazioni che sono presenti in un ciclo di clock per trasferire il doppio dei dati. E ovviamente quando ho visto il suo video ho detto: quanti mega transfer farà la mia RAM? Andiamola a scoprire! Se vi ricordate, io ho riassemblato il mio computer di recente, ma la RAM è la stessa. Se volete capire il motivo per cui non ho cambiato la RAM, andate a pescare questo video. La mia RAM, che è una DDR4, e viene venduta, come dicevo poco fa, a 3200 MHz. Tuttavia, se andiamo a vedere le specifiche, c'è scritto che la velocità SPD è di 2133 MHz. Andiamo a scoprire che vuol dire questo SPD. SPD significa Serial Presence Detection. È un modulo presente nelle RAM che comunica al BIOS della scheda madre le proprietà di quella RAM. Comunica la frequenza, comunica la tensione, infatti queste operano una tensione di 1.2 volt, e comunica anche questi tantissimi numeretti che chiamiamo latenza. Ma su questo ci torniamo dopo. Però qui c'è scritto che la memoria è stata testata a una frequenza maggiore, una tensione maggiore, con dei tempi di latenza leggermente più alti. Vabbè, quindi cosa ho fatto io?
sono andato nel mio BIOS, ho cambiato i settaggi della mia RAM, ho selezionato il Extreme Memory Profile, profilo 1, che è quello che loro danno di casa, così per avere i settaggi più veloci. Però prima di fare questa cosa, mi sono chiesto quanto guadagno in termini di prestazione. E quindi proviamolo. Ho installato questa suite di benchmark su Linux, chiamato... aspetta, come si chiama? Foronix! Me lo dimentico sempre come si chiama. E prendendo un programma che ha tutta una serie di test per tutte le cose che si possono testare, io ho utilizzato il TinyMemBench, che sta per Tiny Memory Benchmark, che effettua dei test sulla RAM, testi molto semplici tra l'altro, e restituisce il risultato in megabyte al secondo, quindi misura quanti megabyte al secondo la tua RAM può trasferire. Prima di fare il test, voglio sapere dal punto di vista teorico quanti megabyte al secondo mi posso aspettare. E quindi facciamo qualche calcoletto. Benissimo, allora, abbiamo 2133 MHz e dobbiamo moltiplicare per 2 perché abbiamo la memoria double data rate. Quindi se vivessimo in un mondo ideale, la mia RAM sembrerebbe capace, con questi settaggi, di effettuare 4.2 circa gigatransfer al secondo. Va bene. Però la RAM non funziona da sola, è all'interno di un sistema, quindi in particolare all'interno di una scheda madre. I dati della RAM vanno al processore mediante quello che viene chiamato il front side bus. Come dicevo in questo video, la mia scheda madre è una Gigabyte Z590 Aorus Pro AX, tutte queste belle cose, e Z590 indica il chipset installato nella scheda madre. Andiamo a vedere le specifiche di questo chipset. Boom! La velocità del frontside bus con questo chipset è di 8 giga transfer al secondo. Quindi il bus non è un collo di bottiglia, almeno nel mio sistema. Però questo è mega transfer. Il benchmark mi dà le informazioni in megabyte al secondo. E come lo converto? Il mio processore è 64 bit, quindi 8 byte, quindi la dimensione del bus è di 8 byte. Quindi per sapere in totale quanti byte vengono trasferiti in un secondo, basta moltiplicare i megatransfer per 8 per ottenere che con questa configurazione io riesco a trasferire dalla RAM al processore e viceversa qualcosa come circa 34 GB al secondo. Beh, sembra assai. E quindi questo, diciamo, è quello che definisco un upper bound. Upper bound in inglese significa limite superiore, è un limite teorico. Facendo il benchmark ottengo un numero che si avvicina a questo, siamo contenti. Però, se io attivo l'Extreme Memory Profile, possiamo rifare i stessi conti in cui qua semplicemente sostituisco 2133 con 3200 e otteniamo una velocità teorica di trasferimento di 51.2 GB al secondo. Quindi ho eseguito i due test. Prima senza l'Extreme Memory Profile e poi dopo quando ho attivato l'Extreme Memory Profile. Perché quando non attivi l'Extreme Memory Profile, la scheda madre legge i dati dal modulo SPD e mette quei settaggi, quindi quelli là che dice quel modulo. E quindi, le prestazioni effettive, quanto si sono avvicinate alle prestazioni teoriche che io ho derivato con queste simpatiche formulette? Prima di andare avanti e dimostrarvi i risultati, vi spiego come funziona il test. Prima di fare questo test, lo stavo facendo io un piccolo codice in C. Poi ho detto, perché lo devo fare io? Sicuramente qualcuno l'avrà già fatto. Infatti, questo test utilizza due semplici funzioni di C. Memcopy e memset. Memset semplicemente prende un'area di memoria e la mette a un valore che noi stabiliamo. Molto spesso lo si usa per azzerare un'area di memoria, quindi si mette magari 0 come valore da impostare su un'ampia area di memoria. Ora, non so i dettagli implementativi della funzione memset, penso che funzionerà più o meno in questa maniera. Il numero che noi mettiamo, sono quasi certo che viene messo in qualche registro del processore. E la funzione memset trasferirà questo, diciamo, valore presente nel registro sulla RAM. E per fare questo deve attraversare il frontside bus. Però abbiamo scoperto che la mia RAM è più lenta del frontside bus, quindi tutto viene gestito in termini di velocità dalla RAM. E mette quel dato nella RAM. Fine. Memcopy prende un'area di memoria dalla RAM e la trasferisce in un'altra area di memoria. La mia ipotesi è che le informazioni che vengono prese dall'area sorgente vengono trasferite sulla cache o sul registro della CPU che poi vengono trasferite di nuovo sulla RAM. Quindi, se la mia ipotesi è corretta,
mi aspetterei che i risultati di MemCopy siano la metà di quelli di MemSent. Vediamo se ho ragione. Allora, andiamo a vedere i risultati, che ovviamente non ricordo a memoria, ma ce l'ho dietro di me, quindi ve li posso commentare. Andiamo a vedere quelli con le prestazioni della RAM settate dal SPD. Con MemSet abbiamo poco più di 31.000 MB al secondo, quindi abbiamo 31 GB, che è molto vicino all'upper bound che avevo calcolato io. I risultati di MemCopy sono più o meno la metà. E quanto sarà andata bene la mia RAM quando ho attivato l'Extreme Memory Profile? Andiamo a vedere di nuovo. Con MemSet abbiamo 40.000 MB al secondo, quindi 40 GB al secondo. E qua ci ho perso parecchio, di più del 20%. E con MemCopy, mi aspetto che questo che sia più o meno la metà, in realtà è un po' di più della metà, però siamo là. È chiaro che con l'Extreme Memory Profile, in maniera assoluta, io vado da 30 GB al secondo a 40 GB al secondo. Ovviamente sto arrotondando, eh? Quindi effettivamente c'è un incremento delle prestazioni. Però non è l'incremento che mi ero aspettato. Questo è dato da almeno due motivi principali. Il primo motivo è che Foronix viene eseguito su un sistema operativo. Il sistema operativo fa le sue cose al sistema operativo, chiaramente. Qualcuno potrebbe dire, ma c'è Memtest di Linux, che quello viene eseguito addirittura senza sistema operativo. Se questo video vi piace, lo farò un'altra volta. Però questo non risolve il secondo problema, la latenza, perché la memoria RAM non funziona istantanea, ha dei tempi di latenza. I tempi di latenza di una RAM sono 4. Il primo si chiama, ovviamente non li ricordo, Column Access Strobe Latency, è un nome molto complicato per dire l'accesso a una colonna di memoria. Fate finta che la RAM sia un grandissimo foglio di calcolo Excel, quelli sono i tempi necessari che quando la RAM dice mi serve questa colonna di RAM, a quando effettivamente quella colonna diventa attiva. Però mica possiamo prendere tutti i dati di una colonna di una RAM, dobbiamo prendere anche una riga. E infatti questo dà un altro tempo di latenza chiamato Raw Address to Column Address Delay. La prima latenza per accedere alla colonna, la seconda per accedere alla riga, e questo ci dà una cella di memoria. Però quando dobbiamo accedere alla RAM dobbiamo accedere magari a altra cella di memoria. E infatti questo ci dà il terzo tempo di latenza chiamato Raw Precharge Time, cioè il tempo che impiega la RAM per cambiare una riga per andare alla successiva. E infine ci abbiamo il Raw Active Time, che è quello più lungo di solito. Quando una cella di memoria viene selezionata, qual è la latenza di questa cella di memoria che ha bisogno per poi sparare i dati o riscrivere i dati? E quindi cos'è questa unità di misura? Non sono nanosecondi, non sono picosecondi, non sono secondi, sono cicli di clock. Il primo, il Column Access Strobe Latency, è un numero esatto, quindi nel mio caso occorrono quei 15-16 cicli di clock. Gli altri tre invece sono del lower bound, che significa che minimo occorre quei cicli di clock per avere una lettura e scrittura nella RAM. Quindi ricapitoliamo, il primo tempo di latenza per selezionare una colonna, il secondo per selezionare una riga, il terzo per cambiare da una riga all'altra alla successiva, e l'ultimo per avere quella di mia cella di memoria effettivamente pronta, mettiamolo così, per leggere o scrivere dati. E quindi questo spiega perché il trasferimento dati reale si discosta così tanto dalle prestazioni teoriche che avevo calcolato. Ovviamente, come dicevo all'inizio del video, non voglio muovere nessuna critica su Ferri. Il mio era semplicemente un modo per portarvi un contenuto, tra l'altro propedeutico al fatto che avevo montato di recente il mio computer. Però se volete saperne di più, fatemelo sapere. Volete che faccia un test con MemSet? Il problema di MemSet è uno, che poiché viene eseguito senza sistema operativo, devo prendere la telecamera, spararla di fronte allo schermo, magari si vedrà una merda, però se lo volete che lo faccio, scrivetemelo nei commenti. E quindi io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. Spero di riprendermi al più presto da questa influenza che mi è venuta, che non mi è passata più, ma è una settimana che ce l'ho. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Gilu!